Assolutamente, una certezza assoluta, una rassegna di grandissima autorevolezza, prestigio, di lunga vita, 40ª edizione della Summer Edition e indubbiamente con programmi di altissimo livello. Quest'anno la presenza a San Giovanni di Valdarno Jazz è doppia e apre e chiude una 15 giorni di grandi, grandissimi eventi musicali che si svolgeranno nella location di Piazza Masaccio. Dave Holland e Peter Erskine sono indubbiamente delle icone, delle leggende assolute del jazz, ma anche della musica tout court, e quindi per noi è un grandissimo piacere e un onore poterli ospitare. L'associazione Valdarno Jazz è sempre così attenta alle proposte. E quest'anno appunto presentiamo due classici assoluti, non solo jazzisti, ma direi proprio musicisti a 360 gradi, che usano strumenti musicali diversi, quindi anche per variare sulla tipologia di musica, e costituiranno l'apertura e la chiusura di una 15 giorni assolutamente straordinaria che farà di San Giovanni il palcoscenico musicale di tutto il Valdarno di quest'estate, se vogliamo anche oltre i confini del Valdarno, perché insomma si sta parlando di musicisti internazionali, addirittura per Dave Holland è un'esclusiva regionale in uno dei tre concerti che farà in Italia, dopo essere stato in Francia, in Finlandia e in Olanda, farà tappa tre volte in Italia e una di queste è proprio San Giovanni a fianco di città come Roma. Quindi non possiamo che essere orgogliosi di ospitarlo, orgogliosi del regalo che ci farà di grande musica, di grande cultura, e invitare tutti gli appassionati e non solo a godere a San Giovanni in questa serata d'estate di bellissima, autorevolissima musica. Allora, sono due produzioni nuove di due big della storia della musica, direi più che del jazz, e sono appena uscite, tant'è che le produzioni discografiche, insomma, sono imminenti, ma non sono ancora attive, quindi sono in stampa i loro dischi nuovi. Quindi, come si dice, è una grande soddisfazione poterli ospitare in questo contesto perché credo che l'interesse non solo di vedere due leggende della storia della musica dal vivo, ma anche di capire che tipo di traccia musicale divisione stanno seguendo in questo momento sia un elemento di grandissimo interesse. Quindi siamo molto molto felici di poter ospitare sia Dave Holland con il suo nuovo quartetto, che è proprio nuovissimo, una produzione nuova, e che Peter Erskine, che a quanto sembra, insomma, sembra che sia l'ultimo tour europeo che lui ha intenzione di fare, quindi ospitarlo è un motivo importante da tanti punti di vista.